la Via Amici si era sistemata su vari piani, che è uno poi dei motivi per cui in qualche modo si è resa negli No, i anni. motivi sono stati perché il geometra disse no, qui bisogna togliere. Torniamo indietro, Marino, se no facciamo confusione. Allora, la De Amicis tu hai detto che era su vari piani, ok? Su vari piani e Non su c'era. vari piani, su varie E beh, su vari stanze, livelli, su vari ecco, livelli, su vari vari livelli, livelli. che oggi si chiamerebbero barriere architettoniche. Ecco, quindi uno dei motivi per cui poi si dovette andare via fu il fatto che c'erano le nuove normative sulle barriere architettoniche e il comune dovette volentieri adeguare gli spazi dei ragazzi alle nuove normative europee. Ma è molto curioso questo che tu hai raccontato, che un giorno un geometra del Sì, lui. comune chiede se sono stati fatti i rilievi sui pesi, perché i libri, ahimè, pesano tanto. Sì, Ecco, e si scoprì che pesava un po' troppo la De Amicis, vero? pensavo. Però com'era strutturata? Perché nonostante questi limiti, che poi hanno costretto ad andare via, a spostarsi, a progettare una nuova biblioteca, nonostante questo era affascinante tantissimo, proprio per E questa queste sua, e caratteristiche. ai ragazzi piaceva moltissimo. Per dirci. Per esempio, c'era lo spazio teatro Perché quello e proiezioni. e proiezioni, ed era anche quello a misura di ragazzo, vero? Sì. Non era un'aula grande, No, era a no, no, era misura. un'aula non piccola, ma una cinquantina di ragazzi che Cinquantina di ci ragazzi, tutti stavano. seduti in terra, se in Seduti terra sui è migrato. gradoni. Ecco, e lì sono state fatte una quantità di iniziative, Sì. E tantissime. lì le iniziative quali, dei film, infatti la biblioteca aveva, chissà dove è finito, un proiettore di film a 16 mm. E mi ricordo che affittavamo i film dalla società San Paolo Certo. e si proiettavano dei film legati al libro. Non so, film su pirati e c'era forse una piccola mostra su Salgari, sui pirati. Oppure le mie lezioni di filateria e di enigmistica. Quelle di enigmistica sono durate molto tempo, perché non so se voi avete fatto caso. Chi compra la settimana enigmistica o qualsiasi altro settimanale in cui ci siano giochi della settimana enigmistica, pochi si soffermano alla terza pagina, perché nella terza pagina ci sono i nomi strani, rebus, crittogramma, acrostici, mesotici, elestici, diploidi, tutta roba che uno dice, e cos'è? E cambia. Va a cercare il suo benamato cruciverba o sillabico e va avanti. Quindi avevo deciso di fare un corso dove spiegare come si chiama? Le regole Spiegare le dell'enigmistica ai poi ragazzi. faccio una C'era partita. un'altra sala straordinaria che in Italia era unica ed era la sala musica. Con Sì. le cuffie e i ragazzi venivano, è vero? Sì. Ed era la sala anche dell'ora del racconto. Ecco. E lì la persona simpatica, un'amica, Lucetta Frisa, te la ricordi? Altro che, e faceva parte del centro studi. E faceva parte del centro studi. Lucetta Frisa, io rimanevo incantata quando veniva. Veniva quasi ogni volta, una volta alla settimana. Andava in questa sala e cominciava a leggere, più che a raccontare, a leggere. Ma quando leggeva, lei aveva studiato dizione con Strehler a Milano e quindi una fiaba che tutti conoscevano, Cappuccetto Rosso, il personaggio che c'è, Cappuccetto Rosso, il lupo, la nonna Cacciatore. e il cacciatore. Lei ad ognuno, quando leggeva, dava un'intonazione. Alla vecchietta, alla nonna, alla vecchietta, e riusciva, non so, era incantata dalla sua voce, la Lucetta.
Io mi ricordo che c'erano le classi che si iscrivevano a Sì. inizio d'anno, si iscrivevano ottobre, novembre, per aprile, marzo, pur di partecipare all'ora del racconto, che era proprio un fiore all'occhiello, perché poi in Italia in quel periodo cominciavano a nascere le sezioni ragazzi nelle biblioteche e partivano tutti dall'ora del racconto come, diciamo, momento di avvicinamento al libro. Hai fatto anche moltissime mostre. Ecco, la prima, mi ricordo la prima, perché l'abbiamo fatta il giorno dell'inaugurazione della biblioteca, cioè di questo tempo. Te lo ricordi che giorno era? Il giorno, non Non lo l'abbiamo so, trovato. forse ci sarà lì. E mi ricordo che col professor Pier Santelli eravamo andati in Piemonte da una nipote di Emilio Salgari, la quale era depositaria di tutti i suoi manoscritti, perché lui scriveva tutto quello che sentiva raccontare quando aveva vissuto a Genova. Lo scriveva perché poi lo utilizzava. E infatti i critici dicevano: ma ha scritto male questo nome, non si chiama così. Ma è ovvio, perché lui sentiva il nome dal racconto che faceva il marinaio che era ritornato da laggiù. E lo scriveva sbagliato, ma cosa importa. Quindi abbiamo esposto quelli. E mi ricordo che la nipote disse: se volete, mi do anche un rasoio. E dico: cosa ce ne facciamo? Un rasoio? Sì, il rasoio con cui ha fatto Karakiri nel parco di Milano, perché si è suicidato. Torino. Pier Santerno disse: no, 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 questo lo vuoi giù. No, lasciamolo dove.